Il paradiso delle signore, anticipazioni 26 e 27. Marco nasconde l'amore per Gemma. L'appuntamento con il paradiso delle signore 7 è confermato nelle giornate del 26 e 27 aprile, quando andranno in onda due nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni sulla soap rivelano che Marcello continuerà a cercare la verità sul conto della sua amata contessa e, questa volta, deciderà anche di chiedere aiuto a Umberto Guarnieri. Marco, invece, si ritroverà sempre più vicino alla sua ex Gemma. Nel dettaglio, le anticipazioni del Paradiso delle Signore del 26 aprile, rivelano che Marcello si renderà conto di dover passare all'azione e quindi agire per cercare di scoprire che fine ha fatto la sua amata contessa. Proprio per questo motivo, il giovane barbiere si ritroverà a fare una scelta che non avrebbe mai preso in considerazione prima d'ora, chiedere aiuto a Umberto per cercare di avere un supporto in questa indagine volta a scoprire dove si trovi la donna. Intanto Gemma si prepara a sostenere una nuova visita medica per scoprire come sta andando la gravidanza. Al suo fianco, però, non ci sarà Roberto Landi bensì Marco. Quest'ultimo la accompagnerà a fare questa visita e resterà profondamente colpito. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore del 26 aprile rivelano che, dopo aver vissuto questo momento così importante al fianco di Gemma, Marco si confiderà con Matilde. Il giovane giornalista confesserà a sua cognata di essere rimasto profondamente colpito da tale situazione. A conferma del fatto che Gemma non riesce a essergli del tutto indifferente e che, ad oggi, non si è ancora spenta la fiamma della passione che li unisce. Spazio anche alle vicende di Salvatore Amato, nel corso del prossimo appuntamento della soap opera pomeridiana di Rai 1. Il ragazzo scoprirà il vero piano di sua mamma. Sì, perché Agnese sembra non avere intenzione di rimettere piede a Milano e quindi tornare alla sua vita di sempre. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore del 27 aprile 2023 rivelano che Marco si renderà conto di provare ancora qualcosa di forte nei confronti di Gemma. Tuttavia, nonostante questa importante presa di coscienza, il giovane giornalista preferirà non dire nulla alla diretta interessata e far finta di nulla. Spazio anche alle vicende di Clara e Alfredo, contrariamente a ogni aspettativa. Tra i due ragazzi crescerà sempre più l'intesa e si ritroveranno a essere particolarmente complici. Insomma, sembrerebbe proprio che il giovane Alfredo sia ben convinto delle scelte che ha fatto in questo periodo dal punto di vista sentimentale e sempre più proiettato a lasciarsi alle spalle la fine della sua relazione con Irene. Tra Alfredo e Clara sboccerà la passione entro il gran finale di questa settima stagione? I fan della soap opera sperano vivamente di sì. Intanto, gli ascolti della soap opera continuano a garantire buoni numeri in daytime, con una media che arriva a toccare la soglia di 1,7 milioni al giorno e punte superiori al 22%.